Un gran bel pasticcio. Forza, fuori! Obbedite, su! Oh, mamma, non è giusto! Stavo per superare l'ottavo livello! Non è vero, bugiardo! E poi toccava a me! Basta ora! Avete bisogno di stare all'aria aperta e di muovervi! È tutta mattina che state giocando con i videogame! Non potremmo guardare la TV, allora? O magari un bel DVD? No! Oh, mamma! Ma che cosa possiamo fare qui fuori? Usate la fantasia! Oh, mamma! Sono tutti tuoi, papà! E buona fortuna! Ehi, se n'è andato! Torniamo dentro! Così possiamo finire il gioco! O guardare la TV! Sì! Il telecomando è mio! Non se ne parla! Accidenti, è chiusa a chiave! Proprio così! Guardate! La chiave! Daccela! Roger da 10:49, banditi a ore 12, passo! Bilanci picchiata! Dai! Per piacere, nonno! Ah, sto per atterrare! Il mio carrello di atterraggio non funziona più come un tempo. Quando pilotavo il mio aereo alla fattoria Ralu, sapete? Era un bellissimo Wildcat Tiger XKG57. Pilota Pigli a rapporto. Controlli ok. Attenzione, siamo sulla pista 1. Roger, passa e chiudo. Alettoni abbassati, assistenti pronti al decollo. Pilota Pigli, mi ascolti? Posso essere trasferita ai servizi a terra? Ho paura di soffrire di mal d'aereo! Cerchi di controllarsi, hostess! L'equipaggio è pronto al decollo, ma la hostess ha un'ape sulla coda! Dove? Cos'ha quest'erba? Non ha nessun sapore, né gusto. Ci vuole sale, forse un pizzico d'origano. Ehi, qui stiamo pascolando! Anche se l'erba è pessima. Oh, sapete una cosa? No, non la sapete. In ogni caso, seguitemi. Dove ci sono quei tre c'è da mangiare? Scommetto anche stavolta. E loro non devono neanche strappare il cibo da terra. Oh, oh. Porta! Non crederete di assaggiare una fetta della mia torta di mele? Mettete il chiavistello alla cambusa, ragazzi, il treno merci è appena arrivato! Oh! Ehi, non è niente male! Sei stato tu, Barney? Come fai a metterti gli zoccoli in bocca? Per la miseria! La sai una cosa, mamma? Potrei mangiare tutta la torta e anche il piatto che c'è sotto! Posso assaggiare una fetta anche di quella? Solamente per sapere se è buona come questa. Oh, non sei altro che un golosone. Questa serve per la cena. Io sono pronto per la cena. Avrei poco da aspettare. Ah, smettila, Dani. Davo solo un'occhiata. Mi pare che solo guardare si può, vero? Tua madre ha detto che serve per la cena. A me non sembra ancora ora di cena. E poi... Guardiamo solo.
ritardo. Però restate indietro con la lingua. Secondo ciò che dice il mio naso, che è decisamente più grande del tuo, sembrerebbe che qui non ci sia zucchero a sufficienza. A me sembra perfetta. Invece secondo me la mamma ha sbagliato. Non ci ha messo abbastanza zucchero. Questo la farà stare malissimo. Già vedo il suo imbarazzo. Per la miseria, direbbe. Dove le troverò il coraggio di andare in giro in mezzo alla gente adesso? Non ho zuccherato abbastanza la mia torta. Ecco, capito perché ho il dovere di assaggiarla, per essere sicuro. Allora? Forse è il caso di sentire un altro parere. No. Hai ragione, Piggy. Tua madre si vergognerebbe da morire se questa torta non fosse all'altezza. No. La tua mamma se ne accorgerà, Piggy. Solo se ci dà un'occhiata. Oh no, santa polenta, che cosa abbiamo fatto? È un disastro, è una tragedia, è una catastrofe. Ed è tutta colpa tua, Piggy. Questa volta ci siamo messi nei guai e sono guai qua serissimi. Beh, credo che sia ora di tornare a casa. Devo darmi una ripulita e basta. Ehi, che fretta c'è, Ferdi? Perdi la parte migliore. Cosa? Oh, Piggy! Quando tua madre tornerà vedrai la parte migliore! Infatti troverà una bella torta di mele fumante! Che stupidata stai dicendo, Piggy? La torta ce la siamo pappata noi! Allora vorrà dire che ne faremo un'altra! Cosa? Prepariamo una torta? Pazzo! Ma che cosa ci vuole? Basterà trovare un po' di mele e dell'altro! Coraggio! Ehi! Piggy, aspettami! So dove possiamo trovare tantissime mele! Più giù! Fermate! Va bene! Oh, questa è musica per il mio naso! Per 1000 riccioli di lana si sono sbaffati tutto il ripieno! E non hanno neanche pensato di sostituirlo! Mettetemi giù! Ho voglia di torta! E quei tre sono il mio lasciapassare! Chi vuole dire gentilmente a Fluffy di uscire dalla cabina di comando? Quelle sono le migliori mele del mondo! Almeno credo. Non potremmo invece accontentarci delle seconde in classifica? Ehi, io lo conosco, questo frutteto! Un mio zio mi ha detto che questo posto è popolato da creature incantate e per difenderlo dagli intrusi c'è una bestia grande, feroce e misteriosa! È alta così! Ha una folta pelliccia e mette un verso terribile! Il suo respiro è più caldo del fuoco! Cosa? Avevi ragione, Ferdi! Questa sì che è una bella pianta di mele! Quasi fatta! Per la miseria, Ferdi! Ho saltato soltanto io! Come mai hai il fiatone tu?
sei, Ferdi? Ma non avevi iniziato a raderti? Vuole ben altro che una bestia grande, feroce e anche misteriosa per impedirci di prendere le mele, vero ragazzi? Vero! Vero! State a sentire, io credo che resterò qui a curare Molly. È un po' troppo piccola per combattere contro le bestie feroci. Ma Dani, quella non è una bestia feroce, è solo una vecchia capra. Sì, una vecchia capra, ma molto cattiva. Perciò... starò con te per evitare che ti succeda qualcosa. Pronto, Ferdi? Carica! Arrivo! Bussami a brutta canna! Adesso ti facciamo vedere noi! Sono rimasta qui a curarti, contenta? Certo! Ma adesso dobbiamo aiutarci tutti! Ma... Non avrai per caso paura, Dani? Paura! Io paura! Paura! Ho paura! Ops! Ho le mani scivolose, scusa! Aspetta, nonno! Fermati! Se ho capito bene, è bastata una capra per farvi andare in orbita. E in più eravate mascherati. Ditemi una cosa, vi sembro proprio il tipo capace di inventarsi una storia del genere? Hai battuto il fondoschiena? Beh, ancora oggi sento una gran fitta qui dietro quando cambia il tempo. Ma dopo avete colto abbastanza mele per fare la torta? Oh, sì, ci siamo riusciti e come, ma non si può dire che sia stato facile. Ne è valsa la pena. Ehi, ce l'avete fatta! Avete preso le mele! Sì, ma muoviamoci! Abbiamo una torta da preparare prima che quella cosa ci trovi! Via, 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 via! Psst! Ehi, bella! Salute, bambolina! Golosa di mele, eh? Provatene la torta? Sì, restano le briciole nella barba, però con un tocco di spazzola le puoi levare subito. Capito, hai da fare. Del resto sei una capra, giusto? Ma certo, e nessuno lavora più di una capra. Perdonami, mi limiterò a prendere qualche mela di quelle qui intorno, poi sparirò per sempre, sei d'accordo? Wow, wow, sì, è favolosa, è stupenda, è una cosa meravigliosa. Ho il palato che fa festa, è un tripudio di sapori. Che aroma, che bouquet, è veramente una delizia. Col bottino di mele. La mamma era andata in città, quindi avevamo tutta la cucina a nostra disposizione. Bene,
Le mele le abbiamo. Adesso servono uova, latte e zucchero per l'impasto. Anche la farina. Dani, tu prendi le uova. E io prendo la farina. Ferdi, tu prendi il latte. Certo, latte. E io prendo la farina. Va bene, Molly. Aiuta Ferdi a prendere il latte. Io prendo lo zucchero. Poi ci troviamo tutti qui. La mamma non si accorgerà che c'è una tazza in meno di zucchero nel sacco. Eccolo che arriva! Lo zucchero, bene. Ora... Ehi, Pigli! Io ho le uova e poi c'è anche il latte. Tu hai preso lo zucchero, Pigli? Pigli? Bene, fantastico lavoro, ragazzi. Ora abbiamo tutti gli ingredienti. Zucchero? Un secchio. Quello è latte, Ferdi. Io ho qui le uova. E qui c'è la farina. Bene, passiamo alle mele. Salve, capra. Non è che per puro caso stai cercando queste mele? Per la miseria, Pigli, sta arrivando tua madre! E adesso che cosa facciamo? Ora chissà tua mamma come si arrabbierà con te! Piano B! Molly, tu adesso vai a tenere impegnata la mamma. Noi intanto puliamo come capitan pulizia della brigata netta tutto contro la sporcizia! Ai tuoi ordini, Pigli! Mamma! Sei ritornata a casa! Ah, sì, tesoro. Io abito qui, non ti ricordi? Ah, sono così contenta di rivederti! Adesso puoi, ascoltare l'alfabeto! Oh, adesso non posso, piccolina. Ho da fare. ABC, R1. Con me non vuol star mai nessuno. Forza, 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 forza! Molly non la può trattenere a lungo. Oh, Molly, cara. Guarda che razza di schifo! Basta! Molly! Oh! Sei G e D e V. Resta con me, non finisce qui. Ah, Pigli! La torta! La torta! Oh, Pigli, sei un genio! No, sono un grande pasticcere. Sbrigati, ti prego! Voilà! Torta di mele alla Pigli! Perfetta! SRT facciamo! Cara! Ora devo mettere a posto la spesa! Non è stata colpa mia! Sono proprio curiosa, cosa è successo? Oh, Ferdi, dovresti prendere un po' di sole. Sei pallido come uno straccio. Oh cielo, ma siete pallidi tutti e tre. So io cosa ci vuole. Dovete mangiare una fetta della mia splendida torta. Mamma, ma ecco, ecco, noi, voglio dire, noi non dovevamo aspettare l'ora di cena. No, insisto, ve la meritate invece. E
Vi posso garantire che la nostra torta era più disgustosa dei calli di un vecchio rospo. Ma sapete una cosa? L'abbiamo mangiata tutta fino all'ultima briciola. Oh. Soltanto all'idea mi si capovolge lo stomaco ancora oggi. Che schifo! Sì, in effetti è stato uno schifo, ma ci siamo divertiti un mondo con la capra e... non avevamo bisogno di sederci davanti a uno schermo televisivo per tutta la giornata. Wow! Ma è incredibile! Come ci siete riusciti? La mamma! Videogame! Io voglio guardare la TV! No, aspettatemi! Ehi, ehi! Dove credete di andare? Voglio giocare anch'io un po' con voi! Ecco! Non avrete mica paura che questo nonnetto arrivi subito al decimo livello, mentre voi siete rimasti bloccati al terzo, non è così? Se voi volete, posso farvi partire in vantaggio! D'accordo! Ci sto! Inizio io? No, inizia il nonno! A che gioco giocate?